ruba mucho, te ruba dinero, te ruba de todo. Che è successo? Aiuta! Ma è lui? No, non è lui. Cosa hanno tutti rubato? Tutti i miei soldi della mia tasca mi hanno dato. Quello dietro è entrato il money nella mia tasca. Torniamo in zona Termini, dove tutti i giorni sono uguali, ma ogni notte è pericolosamente diversa. La notte passa di tunisini, marocchini, algerini, sono loro che rubano i egiziani, solo loro rubano. Se fanno tutta la via Marsala, vedere alle 4 di notte rubano tutto, lo trovano, mangiare, zaini, tutto se prendono. Quindi una guerra continua, ogni giorno. Guarda, là io sono uscito dal carcere 2 mesi fa. Oh, quasi con Magni che è rimagnato. Stai per strada. Furti, senza tetto, divisi per bande e nazionalità. Emarginati a cui non resta che parlare con l'aria. Parli italiano? Fruacai. Ambassata. Qui, sotto il cielo di mezzanotte, il varietà della miseria quotidiana si ripete e si rinnova sempre. Buonasera, primo, un po' di più uno, iniziamo il pattugliamento zona Termini e di torno. Siamo malati, abbiamo un'infezione brutta, noi abbiamo estratto. Non ti aiutano i medici, scusa. No. Ci hanno cacciato dall'ospedale l'altro giorno a me. Che infezione è? Questa dicono che è scabbia, mi sono pisciato proprio. Ma ti fa male? Fa malissimo. Che fa? Dolore, senti i nervi, i muscoli come se pegato, un dolore strano. Tu c'hai un portacenere qui? Oh sì, c'avevo due prima, uno per lui, uno per me, uno per lei. Ma è sempre casa mia, questa cercodinella più pulita possibile. Certo. Siete sposati? No. Ma non vi sposate? Sì. Presto? Appena possiamo. Da 2 anni dietro alla stazione un'aiola è diventata una tendopoli abitata da una trentina di senza tetto immigrati. Entriamo nel loro accampamento. Quante persone siete? Io non lo so. La vita qua è difficile. Qua è difficile? È troppo difficile. Tu di dove sei? Di dove sei? Io vengo di Somalia. Somalia? Sì. Perché si muove? Solo questo. Solo questo è portato? Solo la pentola? Due figli? La pioggia passa la tenda, entra dentro la tua tenda. L'hai messo qui ad asciugare? Io asciugare. Perché si era bagnato con la pioggia? Guarda. Sono gruppo da tre, voi siete gruppo da tre. Il piano stazioni sicure del Viminale punta a ripulire le stratificazioni di degrado sedimentate nel tempo intorno ai principali snodi ferroviari delle grandi città. Intanto a Termini, qualche minuto dopo l'inizio dell'operazione, c'è già il primo arresto. Un uomo viene fermato per una rissa. Un cane antidroga del reparto cinofilo della polizia blocca alcuni spacciatori. Era con te la ragazza? Sì, l'ho lasciata a Ponte Mammolo. Un ragazzo denuncia la scomparsa di una sua amica. A livello di allerta alla stazione Termine, nel centro di Roma, in tutta la zona limitrofa, ormai ha superato ogni sorta di preoccupazione. E in questa serata polizia, carabinieri, guardia di finanza stanno facendo una serie di controlli, varie persone fermate per spaccio e ci sono delle vie che sono ormai diventate off limits per i cittadini, per i romani. Adesso saliamo su un autobus. Andate da segnalare qualcosa di strano al momento. Intanto è sempre notte e chi ha paura prova a difendersi come può. Lei è il pesce piccolo? E lei che cosa pensa che io sia in questa condizione? Una persona molto fragile, molto a portata di mano. Allora, grazie.